Tanti applausi ai campioni d'Italia dell'Under 17 del Pistoia Basket e vice dell'Under 19. A complimentarsi con la straordinaria stagione è arrivato anche il sindaco Samuele Bertinelli, che ha brindato con tutti i ragazzi tecnici del Vivaio Biancorosso. I ragazzi devono essere giudicati per quello che fanno durante l'anno, e durante l'anno avevano già vinto il loro scudetto perché sono sempre impegnati, hanno sempre dato il massimo, si sono sempre resi disponibili per qualsiasi tipo di situazione. È chiaro che poi lo scudetto nobilita sì un lavoro, ma che già aveva di per sé i crismi del grande lavoro. Un successo quello dei più piccoli, che è già entrato a far parte della storia della società di Via Fermi. Quando è che avete capito che questo traguardo poteva essere raggiunto? Personalmente l'ho capito quando, dopo la partita con Reyer, invece di vedere ragazzi abbattuti, o comunque li ho visti ancora più carichi e vogliosi di vincere. È lì che capisci che puoi arrivare lontano. Under 19 per un soffio, senza titoli, ma con la ciliegina sulla torta della convocazione di ben 3 giocatori nella nazionale di categoria che disputerà i mondiali. I 3 sono la guardia Martino Mastellari, il centro Luca Severini e il capitano Gianluca Della Rosa. Io non me l'aspettavo assolutamente, a differenza di Severini e di Mastellari, che loro magari sono un po' più abituati a questa cosa. Io è il primo raduno che ho fatto in tutta la mia vita, e quando mi è arrivata la chiamata da Coach Capobianco è stato un sogno per me, e non ci volevo credere all'inizio. Ho detto: vai, questo è uno scherzo. Invece è tutto vero, e infatti domani partiamo. Abbiamo un raduno a Roma di neanche un giorno, e poi il 25 alle 2 partiamo per la Grecia, appunto per sostenere questo mondiale. Un 2014-2015 quindi da incorniciare, grazie anche al progetto del Pistoia Basket Academy, di cui è principale fautore Jack Galanda, e alla collaborazione con la Valentina Sbottegone, squadra di Serie B.